tutti ragazzi, scusate la faccia sconvolta, ma sono appena rientrata e volevo fare subito questo video per due motivi. In primis perché ho quest'oretta di tempo prima di uscire di nuovo, ma esco per buoni motivi visto che vado in una spa serale qua a Bologna. Però siccome ho detto no vabbè, io poi che devo aspettare per aprire perché devo fare l'unboxing di questa cosa, non ce la facevo ad aspettare. Sinceramente sono curiosa di vedere cosa c'è dentro. Stiamo parlando della box di Look Fantastic. Questa è la seconda che ricevo da quando mi sono abbonata. Per ora ho fatto l'abbonamento di 6 mesi e ho tutta l'intenzione di mantenerlo. Prima di passare alla box vi faccio vedere anche questa cosa che mi è arrivata. In realtà non so quando, nel senso che me l'avevano mandata tramite Octoly, questa azienda, che io non ho capito se siano realmente personalizzabili queste cose. Mi credete che non mi è chiara questa cosa. Comunque, doveva essere una felpa natalizia. Leggermente in ritardo, un po' leggermente. C'è stato un disguido perché non si capiva il tracking. L'hanno mandata nell'edicola dove diciamo adesso mi faccio mandare i pacchi. Solo che in questa edicola è stata chiusa per un po' di tempo perché poverino il titolare si è ammalato, malattia seria purtroppo, e quindi non era aperta. Vabbè, comunque è un po' tardi, però vabbè. Questa è la felpa, non so cosa me ne farò. C'è scritto: I'm only a morning person on December 20th, 25, vabbè, e questa è la felpa. Penso che diventerà una felpa da casa e ho pigiama, vedremo. No, è carina e anche il tessuto è molto bello, vi lascerò il link del sito sotto, ma io sinceramente non ho capito che cosa fa. Io ero convinta che fossero personalizzabili le scritte, poi in realtà ho visto che forse vanno a tema. Vabbè, non ci dilunghiamo perché sono più curiosa di vedere la box. La scatola è azzurrina, non è che mi faccia impazzire sinceramente, però continuiamo la collezione anche noi di scatole. Sul viso non ho niente. Avevo messo la Cicaper stamattina, e sugli occhi ho praticamente solo l'eyeliner e il mascara. L'eyeliner è quello di Fenty Beauty, ma sinceramente mi piace di più l'effetto di quello di... Oddio, ho visto una cosa bellissima. Perché mi sono fatta spoiler, mannaggia a me. Mi piace di più quello di Nabla come colore, perché quello di Nabla è più opaco, questo è leggermente più lucido. Allora, apriamo. Innanzitutto c'è Elle. L'altra volta l'ho regalata, non mi ricordo a chi, c'era una mia amica che lei capisce l'inglese, però niente, stavolta una sbirciata gliela voglio dare. Oddio, ho visto una cosa bellissima, mi dà troppa soddisfazione questa beauty box, eh. Tra l'altro, a proposito di beauty box, ho provato la spugnetta, quella che c'era nella scorsa box, fantastica, mi sta piacendo un sacco, vedremo quanto durerà. Però niente, adesso devo spoilerarmi tutto. Ah, bellissimo. No vabbè, così già a occhio mi piace, già così un occhio a uno sguardo veloce. Allora, innanzitutto questi elastici, credo, sì, pop band, dovrebbero essere quelli morbidi, insomma questi qua. No, sono contenta, questi mi piacciono, tra l'altro guardate questo che bello di questo colore. Pop band, io non conosco il marchio sinceramente, comunque carino. Ma sai che c'è scritto qua nella scatola? Boh. Poi abbiamo questa maschera qui in tessuto, sì, congelata perché era in macchina giustamente. Allora, black gold dust sheet mask made with real gold dust and charcoal powder, quindi con polvere di carbone e polvere d'oro reale, fico. Vita mask, ma questa la dobbiamo assolutamente fare insieme. Questa la faremo insieme, merita uno smaschero la maschera. Tra l'altro sarei curiosa di sapere anche i prezzi. Beh no, adesso visto che l'ho aperta, ma qua non c'è il prezzo. Che figata! Prodotto di make up. Io non me posso comprare, cioè già sto facendo di tutto per smaltire le ciprie, vabbè. Banana setting powder di Bella Pierre. Bella Pierre non ne sento parlare da un botto, ma veramente un botto. È un marchio di make up minerale. Sono curiosa di sentire la texture. La confezione non mi fa impazzire, sinceramente. Però vabbè. Allora, così sembra abbastanza sottile. Vedremo. Vedremo. Non sapete da chi? Mi ricordo, se non sbaglio, ne parlava tantissimi anni fa. Alessandra Torre, chi se la ricorda? Mamma mia, veramente una delle primissime
youtuber, credo, sì. Poi vedo dei prodotti particolari. Allora, Dottor Pau Pau Original Balm, Multipurpose Soothing Balm with Natural Pau Pau for Lips, Skin, allora per labbra, pelle, capelli, Beauty Finish e cuticole. Ma che cos'è sta cosa? Balsamo? C'è un italiano? Sì, Balsamo Original protegge, idrata labbra e pelle secca. Linci, olio europeo, papaya fruit. Beh, linci non è malvagio. Boh, è un prodotto tipo multiuso, credo sia. Mi sembra di capire. Ma io avevo visto un'altra cosa nella foto. Mi ero illusa? Ah, sneak peek. No, mi ero illusa perché avevo visto questa foto nel finale. Forse nella prossima box. Ma tanto io le riceverò lo stesso, quindi. Infatti adesso ci sono rimasta male perché avevo visto quella foto, vabbè. Poi che abbiamo? Swell Ultimate Protect and Renew Serum. Boh, che cacchio è? Siero lisciante. Aggiunge gloss e corregge. No, aspetta, ragazzi, non ho idea di che cosa sia. Allora, innanzitutto, questo qui, da quello che sto leggendo, c'è scritto applica su ogni area secca, come le labbra, le cuticole, per un'intensa idratazione, un intenso nutrimento più che altro. Poi dice tip dell'editore: vabbè, applicare questo prima di andare a letto per insomma, un trattamento profondo per le labbra. Beh, è bello grosso, tra l'altro, 25 ml, insomma, è un bel po'. Ma questo mi incuriosisce, questo lo metto in uso subito. Praticamente, ecco perché mi piace sta box. Mi piacciono queste box perché vi arrivano dei prodotti, non di quelli che magari ne accumulate, ne avete centinaia, no, centinaia no, decine, insomma. Mi sembrano tutte sempre molto particolari e da utilizzare subito. Allora, questo qua c'è scritto di applicare sui capelli asciutti. After towel drying hair, cioè capelli tamponati, mi pare. Concentrandosi dalla lunghezza e le punte. E quindi, ah, è un siero per i capelli. Io pensavo al viso, in realtà. Senza siliconi, leggera. Disegnato bla 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 per controllare il crespo. Bah, vediamo, questo pure è curiosissima. Guardate, il profumo buono, profumo buonissimo. Swell, marchio che non avevo mai sentito nominare, ma la cosa mi piace proprio per quello. E infine c'è questo prodotto, Coconut Skin Smoothie Priming Moisturizer. Questo è per pelli sensibili. Questo forse è l'unico prodotto che per me non ha molto senso, però in realtà vi dico, col freddo che sto prendendo, in qualche modo tra le mani, viso, vediamo, lo utilizzerò. Applica sempre, insomma, sulla pelle detersa, così, sì, per pelli sensibili. Ma questa forse è l'unica cosa che è proprio me, sinceramente. L'inci com'è? Non sembra malaccio, anche l'inci, beh, c'è un silicone, ma neanche subito, quindi boh, l'inci lunghissimo comunque. Bah, vediamo. Comunque mi piace, mi ispira tantissimo questa maschera. Questa non vedo l'ora di farla. Vera polvere d'oro e vera polvere di carbone. Vabbè, quello di carbone magari si trova abbastanza facilmente. È made in Corea anche questa? Sì, made in Corea. Bene, sono contenta. Adesso gli elastici li voglio assolutamente provare. Ne li metto al polso, che sono carini. Indovinate quale colore prendo per primo? Questo qua, fichissimo. Troppo bello. Bellissimo. Adesso mi ci leggo i capelli. E niente, io ho finito qua. Non vedo l'ora di andarmi a buttare in acqua. Comunque ho messo il mascara waterproof. L'ho messa apposta perché lo sapendo di dover andare stasera in idromassaggio, in spa. Voglio vedere se resiste. Tanto non me ne frega niente di, insomma, che se anche non è che mi immergo in acqua, però voglio vedere se il calore col vapore se resiste. Sono curiosa, lo prendo come testing di prodotto. E niente, io con questo ho terminato. Comunque, volevo farvi un update, già che mi viene in mente. Questo primer di NARS non mi sta convincendo molto perché mi sono resa conto che onestamente non mi dura sugli occhi, sia da solo sia con gli ombretti sopra. Adesso sto provando a mettere sotto quello di Smashbox e poi lui sopra. Non ha senso perché, cioè, perché gli devo mettere un primer sotto un primer?
Però purtroppo ho notato che soprattutto nell'occhio destro, che è quello mio critico, mi dà questo problema. Mi dispiace perché era anche il preferito di Giulia Cova, l'ho preso su suo consiglio, senza proprio, ma sono sicura che su di lei funzioni, ma io ho l'occhio destro secondo me che è problematico. E quindi sto avendo questa difficoltà. Ah, un'altra di voi mi aveva chiesto se per caso questi brufoletti qua, vabbè, piccole imperfezioni, mi fossero uscite per colpa sua. No, non mi sono uscite per colpa sua, anche perché in realtà non l'ho quasi usata ultimamente. Nell'ultimo periodo l'ho usata 2 volte in un 20 giorni, tipo, quindi non c'entra proprio nulla quella lì. Secondo me dipende dall'alimentazione, insomma, un momento particolare, boh, pure la testa. In realtà qui è ormonale, perché dovrebbe essere ormonale qua, in questa zona. Comunque, vedremo. Niente, io spero di avervi tenuto compagnia e noi non so quando metterò questo video, penso venerdì perché non ho il tempo di farlo per domani, quindi buon fine settimana, ci vediamo sicuramente domenica, sabato assolutamente, dovevo fare, ho un bel po' di video da fare perché video dei prodotti finiti, cibo e non, e basta, ci vediamo al prossimo video, un bacione, ciao!